nuovo video di Pandora, ma di Vinted. Vi avevo fatto vedere nello scorso video, un po' di video fa, dove vi parlavo del nuovo shine, del nuovo rose. Se ve lo siete persi, ve lo metto nel pallino dove vi dicevo appunto di stare attenti a non acquistarli più perché hanno cambiato un po' la fattura. E vi avevo fatto vedere il charm di Disney che si era rovinato. Vi avevo anche detto che dalla stessa venditrice avevo preso un altro po' di robe Disney. Il charm in questione era questo, quello che aveva appunto le orecchie in questo punto un po', vedete, un po' smangiate. Però è l'altro video, ok? Questo è uno dei charm che ho preso dalla venditrice e che appunto. Appunto per questo non mi veniva da dire che era fake perché ho comprato anche dell'altra roba e mi sembrava tutto originale, confrontandola anche con quella che ho. Dopo vi avevo detto che vi avrei fatto vedere il resto degli acquisti che avevo fatto dalla stessa venditrice di Vinted e sono qua per questo. Scusate, date una botta alla luce. Allora, ho comprato un po' di cosine, non sono tante, però ve le faccio vedere. La prima, sempre questo è tutto a tema Disney come avete letto dal titolo, la prima è questa, sono la coppia di topolini, e molto 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 carini, dopo questa forma l'hanno ripresa anche nella medaglietta, insomma ogni tanto per San Valentino se non sbaglio continuano a riprendere questa forma di topolina, topolino o Minnie e Mickey Mouse, ok? Sul bordo è fatto in questo modo e questi sono ovviamente tutti marchi. Stesso discorso, è un pochino usurato e questo ci piace. Guardate come sempre quanto spazio c'è intorno agli anellini, ok? Che non si vedano le saldature degli anellini in nessun punto. E guardate anche le scritte, no? Che siano tutte uguali, con la stessa grandezza, lo stesso carattere, la stessa spessore, ok, lo stesso nero delle lettere. Guardate quelle cose lì quando comprate e soprattutto non comprate roba nuova, non comprate roba nuovissima, nuova, nuovissima, soprattutto di Disney perché 101% sono fake, quindi lasciate perdere, ok. Questi sono tutti in argento, sono smaltati in rosso e anche sul fiocchettino di Minnie, come vedete, ha i pois in argento e sotto la smaltatura rossa. Sono riuscite a farle anche queste. Guardate anche sui pantaloncini di Topolino, stessa cosa, ha i bottoni che sono in argento e il resto sono rossi. Anche il vestitino è la stessa cosa. Insomma, è bello lavorato, quindi ci piace. Stessa cosa, guardate anche la codina dietro. Insomma, sono fatti molto, 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 molto bene. Poi ho visto questo. Di questo ce n'è un'infinità, un'infinità, infinita. Penso che era andata anche in saldo. Ultimamente, due volte forse in saldo, ma costava comunque troppissimo. E questo qua, appunto, è il marchio, il suo marchio è filettato e l'anello è bello grosso. E stessa cosa, guardate anche qua, non c'è molto spazio. Okay, tra gli anelli sono belli grossini, non si vede saldatura e poi c'è la parte del cerchietto, no? Quindi con queste doppie pietre bianche e rosso ciliegia, le pietre delle orecchie sono nere e ha questa scanalatura centrale all'interno, questa scanalatura qua. All'interno del cerchietto è brunita, quindi anche l'interno delle orecchie sono brunite, anche l'interno del fiocchetto è brunito. Occhio a questi dettagli. Il retro invece il fiocchetto è liscio e le orecchie invece no, sono sempre con i cristalli neri. Tenete presente tutte queste cose se vi capita di trovarle usati. Poi ho trovato anche queste che sono una coppia di clip. E lo so, costavano un botto e le vendevano a 15 euro. 15 euro, due clip più 15 euro più 15 euro. No, vabbè, ho detto aspetta un attimo, cioè Disney, stiamo parlando di Disney e sono anche vecchi. Quindi questo è lo stato delle clip. Ovviamente sono identiche, da una parte c'è Minnie e dall'altra c'è Topolino, quindi Minnie e Topolino. Il fianco è fatto in questo modo. Guardate anche i segni dell'usura, cioè un po' hanno i segni degli altri charm che gli sono andati contro, quindi un pochino graffiati lo sono, ma meno male, come sempre. Dall'altra parte sono fatti in questo modo. Ok. E poi vi faccio vedere l'interno. Ok. L'interno è fatto così. Oltre al marchio a cui
comunque dovete dare attenzione, date attenzione alla forma della linguetta, come vi avevo fatto vedere, cioè è un rettangolo con i bordi stondati, rettangolo deve essere, e poi la crocetta che vedete là in fondo là, per fissare la linguetta. Ci deve essere una sorta di crocetta se l'esterno, quindi da questa parte, c'è uno zircone, perché solitamente fanno questa cosa per dare più spazio, più brillantezza, eccetera, eccetera. Altrimenti c'è un tondo con una X. Se c'è un tipo un fermacampione è fake, ok? Quindi state attenti. Sono esattamente identici e quindi non sto qui a farvele vedere tutte e due. Questa invece è stata l'ago della bilancia che mi ha fatto dire sì, ok, guarda che sono tutti originali. E vi voglio andare a prendere quello con cui l'ho confrontato. Quindi, che cosa ho preso? Ho preso la catena di sicurezza di Topolino. È perfetta. Cioè, io l'ho trovata perfetta sia come anellini, sia come forma di Topolino, sia come dettagli di Topolino, con tutto quello che aveva già la catena che ho a posto giusto, no? Quindi da questa parte ci sono i marchi, il suo bel cuoricino rosa, da questa parte c'è la scritta Disney anche un po' consumata, mentre dall'altra ha solamente appunto il cuoricino senza nient'altro. E la forma della catena è questa e non vedo le saldature, sì, per forza ci devono essere, però è tutto omogeneo, tutta la lavorazione è molto omogenea. Quindi che ho fatto? Solitamente i fake sono un po' più grandi, un po' più piccoli, insomma qualcosa cambia. Questo è originale, scusate, questa catena è originale e l'ho comprata in negozio. Adesso appena capisco da che parte metterla, ok, per farvela vedere, ok. È originale, l'ho comprata in negozio, quindi sono certa di questo e ve le metto una in fianco all'altra. Ok. Cioè, non ci sono differenze, ok? Non vedo nessuna differenza sostanziale, non vedo nessuna differenza, scusate, neanche come scritte. Non sto qui a girarvi anche dalla parte di S925, altrimenti stiamo qua fino a Pasqua, però scusate, ok, ci siamo. Mi sembra praticamente identica. Stessa cosa, guardare anche la grandezza degli anelli, dimensioni, tutto quanto. E stessa cosa di qua. Vedete che anche in questo punto un po' la saldatura si vede, no? Qua che devi chiudere l'anellino per forza, un pelo si vede, però la quantità di materiale nei vari anellini, ok, è pressoché, scusate, purtroppo lo so, continuo a dire sempre scusate, ma è pressoché identica, quindi ci siamo. Ci siamo e mi ha fatto pensare che fossero tutti originali. Quindi niente ragazzi, questo era tutto l'haul di Topolino che non vi avevo fatto vedere, di mini Topolino firmato Vinted, che adesso andrò a sistemare, così finalmente ve l'ho fatto vedere e poi andrò a realizzare o a spostare o a posizionarli, perché ho un gran casino, ho un gran caos intorno e devo mettere un attimo in ordine. Ok, questo è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!